E a quel punto, nel momento in cui noi ci saremo o non ci saremo, oramai il seme è stato gettato. Una cosa che la gente non sa è che noi spesso veniamo contattati personalmente dai miei colleghi internazionali per capire, tra virgolette, loro lo chiamano il miracolo italiano. A Pechino io sono stato avvicinato da un dirigente del Ministero della Difesa tedesco, quindi non parliamo di un paese della Germania, quale era venuto apposta dalla Germania per parlare con me, per capire come avevamo fatto ad arrivare alla norma sull'arruolamento degli atleti disabili, no? Perché loro non se ne capacitano. Ma non perché siamo più bravi degli altri, diciamo che a un certo punto noi abbiamo avuto la determinazione di credere in un sogno avendo una strategia. E quel sogno in qualche modo, ti dico, stiamo lavorando adesso, e credo che anche questa sarà una degli ultimi tasselli, almeno che mi ero posto io. Poi chi verrà dopo di me, naturalmente mi auguro che abbia tante altre cose da fare, perché naturalmente non ci si ferma mai. L'ultimo tassello è quello dei permessi per gli atleti che lavorano, perché noi abbiamo questo grande problema, la longevità. Un atleta paralimpico porta spesso ad avere atleti paralimpici che magari hanno dei posti di lavoro, no? Posti di lavoro in banca piuttosto che un ministero, un ufficio comunale e quant'altro, e sono costretti, per onorare il paese con una maglia azzurra partecipando a una paralimpiade, a un campionato del mondo, campionato europeo, a prendersi permessi non retribuiti o periodi di ferie. E io lo trovo profondamente ingiusto e non dignitoso per un paese di stile civile. Con Valentina Vezzali stiamo lavorando, e con il ministro Orlando, adesso senza che mi esponga prima di aver, come dire, raggiunto il risultato, ma stiamo già un pezzo avanti, tot giorni l'anno per i quali, dietro convocazione formale in maglia azzurra, tu puoi tranquillamente assentarti dal lavoro, non perdere la retribuzione, ci sarà un meccanismo di compensazione per i datori di lavoro, ma è un fatto di civiltà. Non è soltanto la costruzione di una risposta agli atleti, è un fatto di civiltà. Quindi questo è importante, capire che noi abbiamo anticipato quello che l'IPC stesso, l'International Paralympic Committee, sta facendo adesso. 9 sport ancora oggi sono gestiti direttamente dall'International Paralympic Committee, dall'atletica al nuoto, allo sci e tanti altri. Noi abbiamo creato le federazioni già a partire dal 2006. Per me era assurdo che noi avessimo una federazione dove in un consiglio federale si dovesse parlare dall'equitazione al canottaggio, dal nuoto all'atletica, dalla pesistica al tiro con l'arco, di tutti gli sport, con competenze intorno a quel consiglio federale che forse io, perché venivo al pentathlon moderno, almeno ne coprivo 5. Ma gli altri che competenze potevano avere? Per cui abbiamo ragionato in termini di professionalizzazione delle specificità. Per cui siamo andati a costruire le federazioni, quelle che non c'erano, e a, come dire, trasferire le discipline alle federazioni olimpiche. Ma per quale motivo? Ritorno alla strategia. Per costruire i fatti prodromici a quella che tra 20 anni sarebbe stata, tra 20 anni allora, adesso oramai io credo che non mancherà ancora tanto, la ipotetica fusione, perché io ho seminato sul loro terreno, quello olimpico, trasferendo le discipline paralimpiche, la responsabilità della cura delle discipline paralimpiche alle federazioni olimpiche, ho generato cultura, perché quando in questa stanza entra da quella porta un presidente di una federazione, la scherma, piuttosto che il canottaggio, piuttosto che il tiro con l'arco, tutti amici, che viene a battagliare perché vuole più risorse, vuole portare avanti i progetti per l'arco paralimpico, la scherma paralimpica, che cosa ho creato io? Ho sganciato l'idea che per occuparsi di fatti che sono legati alla nostra vita come disabili ci debba essere per forza un disabile. Quella categorializzazione della rivendicazione di un diritto. E quello per me è il più grande successo sportivo, perché a quel punto, nel momento in cui noi ci saremo o non ci saremo, oramai il seme è stato gettato e oramai per loro la cura della parte paralimpica va di pari passo con la cura della loro parte olimpica. Per cui ho creato una generazione di italiani migliori rispetto al passato. Quindi anche in quello c'è la strategia. E noi l'abbiamo anticipato. L'IPC si sta, tra virgolette, liberando degli sport, affidandoli alle federazioni internazionali, anche gli ultimi 9 che ancora erano nel proprio seno, e gli altri comitati paralimpici stanno studiando il modello italiano
perché da questo link tra il know-how paralimpico, le sensibilità paralimpiche e il know-how olimpico, le competenze, le professionalità tecniche, si è creata una miscela esplosiva. L'abbiamo visto nel nuoto, ma l'abbiamo visto in tante discipline.